E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo episodio, sono Gabbo Gamer. Oggi andrò a fare una delle nuove recensioni sul canale, perché non le posto da un botto di tempo. In questo video quindi andremo a vedere un dissipatore che in questo momento si ritrova all'interno di quel computer lì, che come sapete è il mio computer secondario. Cioè sì, questo è il mio computer secondario, della mia postazione secondaria. E il dissipatore in questione qui è un Golden Field Ice 500 che supporta tutti i socket Intel 115X. In questo caso l'ho montato su un 1151. Sì, supporta fino a, come dice qui, 90, sì, vabbè, non si vede, 95 watt. Si legge, spero. E quindi direi di smontare il computer per farvi vedere un poco come viene montato, cioè come è installato e com'è il dissipatore stesso. Ecco qui il computer. Andiamo a svitare le viti sul pannello laterale e facciamo il computer in sé. Allora, eccolo qui. E questo dissipatore qui è, come avevo detto, un Golden Field Ice 500 ed è montato in un modo molto semplice. La backplate è appunto questa qui di plastica, questa cosa nera, con i quattro terminal. Questa qui va avvitata, cioè va attaccata qui dietro, c'è dell'adesivo qui e qui per tenerlo fermo. E dato che rimane fermo, poi dovete semplicemente girare il computer e avvitare le quattro viti presenti sul dissipatore. Qui 1, 2, 3 e 4. E comunque non preoccupatevi vedendo le scritte cinesi, perché non tutte le cose cinesi sono per forza pezzotte. Allora, eccoci qui, siamo ritornati. Per me sono stati 15 minuti, per voi sono stati 3 secondi. Però adesso andremo a vedere un po' le specifiche del computer. Così posso un po' far vedere che tipo di processore abbiamo. È un Core i5 7400 con 8 GB di RAM. Scusate per queste linee, è la telecamera che non va d'accordo col monitor, però è un i5 7400 a 3 GHz, 8 GB di RAM e una GTX 1050 Ti. Il tutto montato su una scheda madre MSI B250M Pro VD. Mamma che casino. E il tutto alimentato da un Cooler Master MWE 650 Watt. In ogni caso adesso andiamo un poco a vedere AIDA 64. Che cosa fa AIDA 64, mi chiederete adesso? È un test per verificare, uno, la temperatura del computer, due, per vedere se è stabile. Perché questo mette sotto, se togliamo la memoria dei sistemi per conserva. Adesso vi farò vedere che cosa è selezionato da sottoporre a questo test: il processore e la cache, quindi tutte cose che fanno parte del processore. Questo qui adesso avvierò il test e ve lo metterò in timelapse probabilmente. Mettiamo questo qui. Le statistics, così potete vedere un poco, più il tempo passa, le temperature come sono messe. Tenete solo conto di questa linea qui, la current, minimum e maximum sono a parte. Allora, siamo qui ritornati. Da quando ho messo a fare il test sono passati 1 minuto e 45 secondi. Io direi, se mettiamo tutto insieme, stiamo su una media di 51 gradi. Vi lascio per altri per un altro minutino più o meno e vediamo che succede.
Ecco qui, passato un altro minutino. Ecco, più o meno, non è che sono un orologio svizzero. Però in ogni caso, come potete vedere, il dissipatore si comporta molto bene sotto queste circostanze. Spero che questo video vi sia piaciuto. Quindi siamo più nel 54 gradi, 55 al massimo proprio. E quindi se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su per farmi capire che magari la serie di recensione la volete ancora vedere. Iscrivetevi al canale per non perdere futuri video. E detto questo, ci vediamo in un prossimo video.